Tasse, tasse, tasse. Tasse! Ecco, tra le tante parole e imprecazioni che si possono usare per descrivere l'economia di questo paese, questa può essere una di quelle giuste. Senza però dimenticarsi la parola evasione. Infatti, come ci dice l'Istat, l'economia sommersa ad oggi è pari a 191 miliardi di euro. Quando si parla di questo argomento, si parla spesso di abbassarle le tasse, pretendendo però allo stesso tempo di mantenere gli stessi servizi che lo Stato eroga ai cittadini. Tra l'altro, pessimi servizi. Ecco, invece oggi in questo video vi voglio raccontare di come, alzando alcune tasse, tra cui ad esempio l'IVA, si può creare crescita economica ed occupazione. E voi mi potreste dire, ma come Giorgio, non è possibile, insomma, abbiamo una delle pressioni fiscali più alte al mondo, com'è possibile che alzando ancora le tasse si può creare crescita economica? E lo so bene, come ci dice ad esempio l'OCSE, siamo uno dei paesi a maggiore pressione fiscale al mondo, pari al 42,4%. Attenzione però, perché questo 42,4% di pressione fiscale non significa che tutti paghiamo il 42,4% di tasse. Infatti, come vedremo, ci sono ampi sconti per alcune categorie di persone o dovuti a delle agevolazioni concesse direttamente dallo Stato oppure decise autonomamente dai cittadini. O me la dai o me la prendo. Scegli tu. Te la prendi co. Sì, sto parlando ancora dell'evasione. Mentre il sistema per pagarle queste tasse in Italia è uno dei più complicati al mondo, basta farsi un giro sul sito della PwC che mette in confronto i sistemi fiscali tra le nazioni più sviluppate al mondo. Ecco, ma quante imposte esistono in Italia? Beh, un bel po'. Possiamo citare l'IRPEF, l'IVA, l'IRES, le varie accise su tabacchi, benzina, energia, gas naturale, l'IMU, il bollo, le assicurazioni, l'ISOS, il canone, come direbbero gli eliosterie tese, plusvalenze, successione, il gioco. Mi sto mettendo un po' di ansia, eh? Ma tra tutte queste tasse oggi ne prenderemo solo due, che se riformate adeguatamente possono dare una spinta alla crescita economica e occupazionale di questo paese. Per la precisione sto parlando dell'IVA e dell'IRPEF, che sono le due imposte principali dello Stato italiano, che da sole generano addirittura il 70% del gettito dello Stato. Come avete visto, vi ho mostrato che c'è in Italia una pressione fiscale pari al 42,4%, che può essere scomposta in questo modo, e cioè, per quanto riguarda i contributi sociali, praticamente la pensione per capirci, siamo ad un 13,3% contro una media OCSE del 9%, mentre IRPEF e IVA vanno a comporre il 17,2% del gettito in confronto al PIL. Ecco, ma cosa sono IRPEF e IVA? Beh, vediamole insieme. Innanzitutto c'è da sapere che nei primi anni 70 ci fu un grande stravolgimento del sistema fiscale italiano, che fu anche un mezzo fallimento. A causa delle spinte degli interessi corporativi, a mano che la riforma è stata attuata dal Parlamento e dal governo, ci diceva Reviglio nel 1976. Insomma, vecchie abitudini italiane, non credo che ci sia altro da aggiungere. Ecco, proprio in quegli anni, e per la precisione nel 1973, nacquero anche l'IVA e l'IRPEF. L'IVA è l'imposta sul valore aggiunto, vi risparmio i meccanismi di funzionamento, IVA credito, IVA debito, altrimenti non ne usciamo vivi. Basti sapere che è un'imposta che si basa sul consumo, quindi ogni volta che noi acquistiamo un bene o servizio, paghiamo l'IVA. Quante volte si è detto che l'IVA è troppo alta, basta aumenti di IVA, di IVA. L'IVA non si tocca! Questo perché ha un importo del 22%, quindi ogni volta che acquistiamo un bene o servizio noi lo paghiamo il 22% in più rispetto al prezzo di fabbrica, al prezzo pre-imposte. Quindi è un valore piuttosto alto, vero? E in realtà no. Infatti spesso si cita solo il 22% come imposizione IVA, in realtà non è l'unico scaglione IVA, infatti ci sono prodotti e servizi esenti da IVA e ci sono altri due scaglioni pari al 4% e al 10% di IVA. E guarda caso la maggior parte dei prodotti ricade proprio in questi scaglioni, cioè del 4% e del 10%. Quindi considerando tutti i livelli di IVA e non solo quello più alto, cosa che spesso si fa sbagliando, l'IVA media che noi paghiamo non è più del 22%, bensì è pari al 15%. Noi italiani paghiamo un'IVA media pari al 15%. Spero di non avervi traumatizzato troppo, anche perché
Ecco un'altra notizia shock. Siamo al 27esimo posto su 30 nazioni europee per la tassazione sui consumi. Sì, tassiamo poco i consumi ed evadiamo anche queste tasse. Infatti, secondo la Corte dei Conti, l'evasione da IVA equivale addirittura a 36 miliardi di euro in un anno. Mentre la storia dell'IRPEF è piuttosto spassosa. IRPEF sta per imposta sul reddito delle persone fisiche. Nasce anche lei nel 1973 e alla sua origine doveva essere un'imposta omnicomprensiva, cioè doveva tassare tutti i proventi appartenenti ad una persona, quindi redditi da lavoro, immobili, rendite finanziarie, insomma tutti i proventi, ecco. E invece si iniziò subito con alcune eccezioni e agevolazioni dopo agevolazioni, regimi paralleli ed esenzioni introdotte a cazzo di cane, ad oggi l'IRPEF la pagano in veramente in pochi, come vi dimostrerò. Avete presente la frase «mi dia la fattura che me la scarico»? Ecco, quella si chiama erosione dell'imposta, praticamente un mancato gettito deciso direttamente dallo Stato. E addirittura in un anno questa erosione dell'imposta conta per un valore pari a 50 miliardi di euro. E sono stime per difetto. Le detrazioni in sé non sono un male, il problema è che ce ne sono una marea e molto spesso fatte a cazzo di cane. Ma non è finita qui, infatti nel magico mondo del fisco italiano esiste anche un magnifico paradosso chiamato aliquote marginali effettive. Non entrerò in dettaglio, altrimenti di nuovo anche qui non ne usciamo vivi, se volete approfondire vi lascio un documento del Senato molto semplice ed esplicativo. Basti pensare però che in determinate fasce di reddito, se il mio capo volesse aumentarmi il mio stipendio di 100 euro, a quel punto dovrei pagare 106 euro di tasse. Quindi ad un aumento del reddito lordo di 100 euro, alla fine io ci perderò 6 euro. Ah, che bella l'Italia, eh? Questo ovviamente disincentiva il lavoro, soprattutto per le persone più fragili, e la crescita occupazionale. Sì, abbiamo un sistema fiscale che disincentiva il lavoro e la crescita economica. Ma aspettate un attimo, non vogliamo mica non parlare della geniale idea del governo del cambiamento, quindi Lega e Movimento 5 Stelle, che hanno introdotto un regime parallelo per quanto riguarda le partite IVA con un fatturato inferiore ai 65.000 euro? Sentite un po' cosa succede. Prendiamo un lavoratore autonomo e un lavoratore dipendente, che hanno entrambi un reddito lordo di 40.000 euro. Quando andranno a pagare le tasse, a causa del regime forfettario, il lavoratore autonomo avrà un risparmio di IRPEF di ben 5.000 euro, che invece il lavoratore dipendente dovrà pagare. Vi sembra giusto tutto ciò? E ve lo sta dicendo una partita IVA, la qui presente, che paga un'imposta sugli utili pari al 5%. E no, non sto parlando di evasione, me lo concede lo Stato e come me ce ne sono tantissimi. Come vi dicevo, la pressione fiscale al 42% non vale per tutti. Che bella politica è stata ideata dal governo del popolo, eh? E così i 192 miliardi di entrate dello Stato generati dall'IRPEF le pagano praticamente per l'82,3% i lavoratori dipendenti e i pensionati, soprattutto quelli che provengono dalle fasce medie della popolazione, mentre il 67% dei lavoratori si distingue per evaderla l'IRPEF, generando insieme alle altre categorie di lavoratori addirittura 32 miliardi di mancato gettito per lo Stato. Ritorniamo di nuovo all'evasione delle imposte. Lo so, la situazione è una vera giungla e ve l'ho anche semplificata, Da tutto ciò comunque basta ricordarsi due semplici concetti, e cioè che l'Italia è uno dei paesi che tassa maggiormente il lavoro, siamo al terzo posto in Europa, mentre il modo in cui viene tassato il lavoro italiano è un macello, è spesso costruito su scelte emergenziali o propagandistiche che non combaciano con le esigenze di un sistema tributario equo e sostenibile, generando un bel po' di paradossi che ho cercato di riassumervi precedentemente. Ecco, ma cosa comporta tutto ciò? Comporta inefficienza nella riscossione dei tributi, potenziale di riscossione ridotto e, cosa importante, tutto ciò diminuisce crescita economica e occupazione del paese. Perché, come vi dicevo prima, abbiamo un sistema fiscale che incentiva l'evasione, incentiva a non assumere lavoratori e inoltre incentiva le partite IVA a rimanere molto piccole in modo da continuare a godere delle agevolazioni fiscali che attualmente riescono a godere. E quindi arriviamo alle soluzioni che vi accennavo all'inizio, che in realtà non sono neanche innovative o sconvolgenti, sono delle proposte che sono state spesso enunciate da organizzazioni internazionali e non. Ad esempio, eccovi qui un paper del Fondo Monetario Internazionale, qui le raccomandazioni della Commissione Europea.
paper della Banca d'Italia, proposte da parte della Corte dei Conti e in descrizione vi lascio anche qualche analisi di qualche esperto. Però si sa, su questi argomenti l'Italia non accetta ingerenze esterne. Le proposte possono essere riassunte in questa semplice idea, e cioè aumentare l'IVA e cercare di diminuire l'IRPEF, soprattutto per il ceto medio. Questo perché tassare molto il capitale produttivo, in questo caso il lavoro, ha un impatto negativo sulla crescita del paese, in quanto disincentiva il suo utilizzo a pieno regime. Invece, tassando soprattutto i consumi, si hanno degli effetti distorsivi per la crescita molto minori. Come abbiamo visto, l'Italia fa tutto il contrario. All'interno degli studi che vi ho mostrato ci sono diverse simulazioni e proposte di modifica dell'IVA. Ad esempio, alcuni propongono di eliminare l'IVA al 4% e far rimanere quella al 10 al 22%. E allo stesso tempo, come abbiamo detto, cercare di ridurre l'IRPEF soprattutto per il ceto medio. Insieme a ciò viene proposto anche molto spesso quello di aumentare l'imposta sulle successioni, di cui spesso si è trattato anche ultimamente con la proposta del PD. Questo perché, è bene dirlo, le imposte sulle successioni in Italia sono un vero e proprio paradiso fiscale. Niente di più e niente di meno. No, in realtà c'è dell'altro, come ad esempio sbrogliare quella giungla che è l'IRPEF, ridurre le deduzioni dal numero così spropositato che è attualmente e ridurre anche i regimi paralleli o straordinari, cercando di ridurre l'erosione del tributo e renderlo molto più semplice e intuitivo sia per i cittadini che per i commercialisti, ma anche per lo Stato che deve andare a controllare che il tributo venga pagato nel modo corretto. E cercare inoltre di costruire un sistema fiscale che incentivi la crescita dei lavoratori autonomi o delle imprese, cosa che molto spesso l'attuale sistema fiscale fallisce, e non a caso abbiamo un sistema produttivo con le imprese più piccole rispetto alla media europea. Attenzione però, perché ci possono essere delle controindicazioni. Infatti, spostare la pressione fiscale dal lavoro ai consumi deve essere una politica adeguatamente ponderata, perché ci potrebbe essere il rischio che questa pressione fiscale poi alla fine la pagheranno soprattutto le classi sociali più povere, cosa che ovviamente noi non vorremmo che accadesse. Quindi aumentando le disuguaglianze economiche, e questo è un rischio da tenere bene a mente, visto come le leggi in Italia vengono scritte dal Parlamento. Ma perché abbiamo parlato di tutto ciò proprio adesso qui su WhatsApp Economy? Perché entro il 31 luglio il governo Draghi dovrà presentare una legge delega riguardo per l'appunto la riforma dell'IRPEF, che è anche contenuta all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione Europea e approvato dalla stessa Commissione Europea qualche giorno fa. E le discussioni in questo senso all'interno del Parlamento si stanno facendo sempre più accese. Ma di cosa stanno discutendo i parlamentari riguardo all'IRPEF? Della cosa sbagliata, o perlomeno secondaria, e cioè della riformulazione degli scaglioni. Addirittura c'è chi propone di ridurli da 5 a 3, oppure ridurre l'imposizione fiscale del terzo scaglione. Cosa che, come abbiamo visto, al momento non è il problema principale di tutta la struttura dell'IRPEF. Come al solito, i politici italiani hanno il potere di concentrarsi sul superfluo, ed è un peccato, perché avere un sistema fiscale equo, efficiente e coerente può essere un grande motore per la crescita economica di questo paese, come abbiamo visto e dimostrato fino ad adesso. Chissà se la riforma di luglio sarà un'ulteriore occasione persa, proprio come la riforma fiscale degli anni 70. Per adesso non promette bene, però staremo a vedere. Per adesso vi saluto, ringrazio gli abbonati che mi sostengono in questo progetto di divulgazione economica e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!